Se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al nostro canale. Viaggia con noi! Già da tempo avevamo pianificato di visitare i vulcani dell'Auvergne e finalmente in questo lungo ponte del 25 aprile è arrivato il momento. Il campo base per la visita alla zona dei vulcani viene identificato nella cittadina di Clermont-Ferrand, da cui partiamo in una solata mattina alla volta della stazione del treno panoramico che risale verso il Puy de Dôme, uno dei vulcani più alti del parco e dal quale si gode, o si dovrebbe godere, di una vista panoramica straordinaria su tutto il territorio vulcanico. Purtroppo, proprio nella giornata dedicata all'escursione, alcune dispettose nuvole decisero di incastrarsi proprio sulla vetta del vulcano, dalla quale nelle prime ore sarà impossibile godere del panorama, il tutto accompagnato da un fastidioso quanto gelido vento. Nella zona si sono susseguite nei secoli diverse civiltà e la vetta del vulcano, data l'imponenza dei suoi 1464 metri di altezza, è stata teatro di costruzioni di varia natura. La prima di cui si abbia effettiva testimonianza risale al periodo gallo-romano ed è un tempio dedicato al dio Mercurio. Le poche tracce dell'edificio ancora presenti sono state integrate con delle ricostruzioni fedeli per dare un'idea più concreta di come realmente si presentasse un tempo il luogo di culto, del quale oltretutto non si hanno informazioni dirette. Su quella che effettivamente fosse la sua forma originaria si sono fatte varie ipotesi e soprattutto su come potesse essere la parte superiore del tempio. Ricostruzioni che si possono osservare insieme ad alcuni reperti archeologici nel piccolo museo dedicato, che ci accoglie proteggendoci dal gelido vento che impietoso sferza il Puy de Dôme. Sferzati dall'impietoso vento e derisi dalle nuvole che nascondono il panorama, ci aggiriamo speranzosi lungo i percorsi che girano intorno alla vetta dell'antico vulcano, nell'attesa di un diradarsi delle nebbie che è prevista intorno alle ore 11. Una eventualità che di fatto però non si verificherà prima delle ore 12. Sulla parte più alta del dormiente vulcano era stata edificata in epoca medievale una piccola torre, spazzata via nel 1875 dalla costruzione dell'osservatorio meteorologico, ancora oggi presente ed integrato ovviamente dalle antenne di trasmissione dei vari segnali televisivi e telefonici. Ed è da questo momento, finalmente, che possiamo iniziare a godere dello straordinario panorama che si può osservare dalla vetta del vulcano. Panorama che spazia lontano verso l'orizzonte, nonostante il leggero impedimento dovuto alle velature ancora presenti, ma che comunque rende bene l'idea della concentrazione di vulcani presenti in questa zona. Vola per un istante la nostra fantasia ad immaginare un infernale contesto nel tempo in cui tutti questi vulcani risultavano attivi. Un tempo così remoto da non aver lasciato nessunissima traccia di residuo attività, ma che comunque è in grado ancora di regalare decise emozioni, che potrebbero risultare ancora più intense in presenza di un'aria terza e lo sguardo che potrebbe volare davvero lontano. Terminata la visita, è tempo di risalire sul treno panoramico che ci riconduce al comodo parcheggio. Un percorso panoramico che si declina sulle pendici del vulcano, girandogli intorno e consentendo così una vista a 360 gradi sui dintorni.
Una volta raggiunto il nostro mezzo di locomozione, iniziamo un altro viaggio, alla volta dei castelli e dei borghi medievali che contraddistinguono la zona, perdendosi piacevolmente sulle innumerevoli strade che percorrono queste suggestive zone. Assaporando momento per momento quello che a sorpresa ci offrirà un contesto circostante praticamente inesauribile. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.